Buonasera, buonasera a tutti gli amici di Stapp Radio, ben interconnessi a www.stappradio.it con il solito appuntamento del martedì sera, fischiare o non fischiare, che vede protagonista l'ex arbitro di Serie A, Angelo Bonfrisco, per cercare di risolvere un po' le grane che combinano gli arbitri in campo. Però, Angelo, innanzitutto buonasera. Buonasera, buonasera, ben trovati a tutti voi. Ciao Stefano. Ciao, stavamo però dicendo in privato che probabilmente questa è finora la giornata migliore per quanto riguarda gli arbitraggi. Sì, devo dire che ho visto un po' di gare e le scelte in generale sono state molto azzeccate da parte degli altri, quindi la considererei questa ventesima giornata sicuramente tra le migliori, se non la migliore. Non ci sono episodi che inficiano i risultati di partite, non abbiamo avuto nessuna lamentela da parte degli intervistati, quindi degli attori principali che sono poi gli allenatori a fine partita e i giocatori. Quindi credo che sia stata veramente un'ottima giornata, ci fa solo piacere, insomma. Ecco, ma noi però chiaramente vogliamo vedere il pelo nell'uovo e ci sono due partite che mi interessano particolarmente. Una è una partita di squadre che non abbiamo mai preso in considerazione, il Chievo e l'Empoli, perché sull'1-1 si lamentano i difensori del Chievo, sembra con il pollicione, no? Con il pollice avanti un po' Tonelli sul tiro del giocatore del compagno di squadra che viene respinto da Bizzarri, però si tratta proprio di millimetri, Angelo. Solitamente fa la Serie D, quindi un altro giovane, ecco, che è stata affidata questa gara di due squadre che diciamo stanno facendo bene ultimamente, quindi il pareggio poi le premia anche. Nel particolare veramente si parla di millimetri e noi sappiamo bene, approfittiamo di questo caso per ricordare che l'arbitro, in questo caso il meglio l'assistente, nel dubbio deve lasciar correre e sicuramente qui i giocatori sembrano più o meno in linea. Poi saremo noi che televisivamente molte volte ci divertiamo a capire se c'è questa parte del corpo. Io ricordo che le braccia non possono fare questo, quindi se fosse un braccio o il pollice segua la tua battuta fuori gioco, non sarebbe comunque fuori gioco, ma io credo che tu ti riferissi proprio alla misura eventualmente di qualche millimetro, Sì. per cui sono situazioni che dal campo sono impossibili da valutare e ripeto, quando i due corpi, tra virgolette, vengono allineati dal punto di vista visivo dall'assistente, seppur ci fosse un dubbio, bisogna far giocare. Quindi è assolutamente giusto concedere questo gol. Doppio fuorigioco millimetrico invece nell'azione che porta il Bologna al raddoppio, parliamo di Bologna-Lazio, c'è prima un tiro respinto proprio da destro in posizione proprio di fuorigioco millimetrica, la palla torna ai giocatori del Bologna che la rimettono dentro, Gastaldello in posizione, mi sembra qui anche da valutare perché forse potrebbe essere o non essere, in posizione di fuorigioco millimetrico, ci dicono. Passa la palla a destro che segna il 2-0. Anche qui, però, nel dubbio, bisogna lasciar correre, Angelo. Occorre, anche se devo dire che sul primo tocco, sulla prima azione, il destro torna, rientra da una leggera posizione di fuorigioco. Tante volte abbiamo visto assistenti bravi che sono riusciti a cogliere anche diciamo queste sfumature. Di sfumature stiamo parlando, quindi evidentemente se l'assistente non ha segnalato o ha avuto un dubbio o l'ha giudicato Certo. regolare, però come al solito televisivamente possiamo dire che questa è iniziata da un leggerissimo fuorigioco di destro. Invece mi pare che nella seconda ripartuta sia tenuto in gioco un giocatore della Lazio, quindi probabilmente perso, diciamo, quel primo leggero fuorigioco, dobbiamo dire che il gol nella fase successiva è dal mio punto di vista regolare. Fantastico, quindi questi erano praticamente i due episodi di cui dovevamo parlare, abbiamo risolto in poco tempo, però io adesso ti rubo 2 minuti per una cosa successa durante Atalanta-Inter e parlo dell'autogol di Muriglio perché c'è il regolamento che chiaramente dice che il gol, l'autogol deve essere dato, però secondo me non è giusto perché Muriglio entra in scivolata proprio perché il pallone sta andando a Gomez che sì, si disinteressa, però
praticamente il pallone sta andando lì. Mourinho non lo sa se Gomez ha superato sullo scatto un compagno di squadra, no? Un giocatore dell'Inter e quindi è in posizione regolare. Con la coda dell'occhio vede il pallone che sta andando a Gomez, interviene e fa autogol. Ecco, io sono d'accordo quando, per esempio, io e te su un rinvio stiamo in contatto, io difensore cerco di rinviare con te a contatto, rinvio male e metto in gioco il giocatore che è in fuorigioco, però non lo sto guardando, quindi il difensore non lo sta guardando, sto giocando con un altro difensore. In questo caso sono d'accordo, quindi la regola va bene, ma secondo me la regola qui deve essere cambiata perché Murillo interviene solo ed esclusivamente perché il pallone sta per andare a Gomez che è in fuorigioco. Ecco, vorrei sapere un po' la tua opinione su questo. Diciamo che sei stato perfetto nella spiegazione, nel senso che ti sei anche sbilanciato dando una tua opinione, una tua interpretazione per quanto riguarda questo tipo di situazioni che possono sicuramente avvenire. Allora, facciamo un passo indietro. Per quanto riguarda questa situazione di fuorigioco, la versione vecchia, tra virgolette, davano un po' la spiegazione che hai dato tu, nel senso che il giocatore che l'arbitro doveva giudicare se quel giocatore che era ed è, come nel nostro caso, in posizione geografica di fuorigioco, quindi già solo il fatto che lui sia in quella posizione, ha vincolato e ha interagito a dell'intervento del difensore che poi fa commette questo, chiamiamola questa autorete. Sì. Allora, è chiaro che questa interferenza veniva considerata, ripeto, fra virgolette, situazione tecnica di fuorigioco attiva ed era giusto annullare questo tipo di intervento, sempre se all'inizio dell'arbitro c'era questa interferenza che era dovuta solo alla presenza. La seconda versione, la modifica del fuorigioco, ha dato invece dei paletti un po' più precisi. Ha detto anche se il giocatore è in fuorigioco, ma non interferisce, e per interferire vuol dire quasi andare a contrasto con il difensore, quindi se è a una distanza di gioco, avevano preso addirittura un riferimento di 1 metro, 1 metro e mezzo, ma qui è anche molto di più, Sì, qui è di più, capito? 7-8 metri, È sì. molto di più. Ma ripeto, ma era un riferimento che diceva, allora se lui va a contrastare quello che poi interviene e commette l'autorete, allora solo a questo punto viene considerato attivo. Allora, cosa voglio dire? Che praticamente è stata fatta una specifica che aumenta diciamo, la possibilità di non punire l'attaccante, e io aggiungo, quasi non lo punisce più, per il solo fatto che sta lì, ma dà piena responsabilità all'intervento maldestro del difensore che, se anche sa che dietro c'è un attaccante, però entra in quella maniera, viene convalidato il gol, non viene considerato attivo, a meno che, ripeto, solo in un caso specifico, l'attaccante non va a contrastare. Per contrastare vuol dire che gli deve andare quasi addosso, Certo. gli deve andare quasi vicino a provare di prendere la palla, allora in questo caso diventerebbe attivo. Questa è la nuova versione. Quindi noi Sì. avremo sempre in questo tipo di caso, avremo sempre la concezione di un gol. Vedrete che con l'andare del tempo, poi guarda caso questa partita paradossalmente ha vissuto due autoreti, no? Vero, è vero. Classiche, di cui una non c'entra nulla alla posizione di fuorigioco, invece è bene, hai fatto evidenziare questo caso. Perché spesso succederà, perché purtroppo il difensore ha di fare l'intervento proprio perché sa che dietro c'è l'attaccante. Certo. Poco importa se in posizione di fuorigioco con la nuova versione, perché se l'attaccante non va a contrastare, quindi a, diciamo, a contendere il pallone, non diventerà mai attivo, ma saranno sempre autoreti che saranno sempre concesse. È, diciamo, l'evoluzione, il passo in avanti che ha voluto fare il legislatore, dove praticamente la posizione di fuorigioco non verrà quasi mai punita. Così come la linea, famosa linea di visione, non è diventato più un cono, ma è diventata una linea di visione. In pratica il giocatore è davanti al portiere, che impalla. Il portiere deve essere In esattamente fra linea. la linea della palla e il portiere, perché se Perfetto. già è spostato di 2 metri, una volta veniva punito, Il ora oggi cono. invece viene dato il gol. Adesso Quindi solo la linea. questa è la tendenza nuova, insomma.
insomma, è la nuova, tra parentesi, interpretazione geografica del nuovo fuorigioco. Va in aiuto dei gol, insomma, possiamo dire così, insomma, in aiuto dei gol. Anche se in parte sono d'accordo con te, nel senso che si sta un po' esagerando perché si sta quasi togliendo la passività del fuorigioco, a meno che il giocatore non partecipa in maniera diretta sulla palla. Sì, in effetti. Ecco, un'esagerazione in qualche caso dove probabilmente siamo un po' anche abituati a vedere, a annullare gol che in passato andavano giustamente annullati, ma soprattutto abbiamo quasi tolto completamente l'interferenza sul posizionamento del giocatore che è in netto fuori gioco. È vero, si vuole aiutare gli attaccanti, si vuole agevolare e puntare le reti, però io dico le reti sono già aumentate di tanto, nel senso che si segna molto di più. Attenzione a non esagerare, qui è il mio parere personale, e a non pulire quasi più fuori gioco, perché effettivamente in qualche caso siamo proprio borderline, diciamo. Perfetto, Angelo, guarda, sei stato fantastico perché mi hai dato anche quest'ultima spiegazione del regolamento che insomma era cambiato da poco tempo, questa cosa sull'interferenza dell'attaccante, quindi ti ringrazio anche a nome dei tantissimi tifosi dell'Inter che ci avevano fatto questa domanda, che mi avevano pregato di rivolgerti questa domanda a proposito dell'episodio incriminato, quindi ti ringrazio, ci sentiamo martedì prossimo e speriamo di essere brevi come oggi, nel senso che non ci siano parecchie sviste arbitrali. Assolutamente, ringrazio a te, avremo modo magari di approfondire questioni regolamentari che sicuramente molte volte creano tutti e saremo più felici di fare questa discussione che non lamentarci, diciamo, su errori fatti. C'è qualcuno qui vicino a me che mi sta dicendo che però sarà molto difficile perché ci sarà Juventus Roma, quindi va bene, dai, speriamo bene. A presto. Grazie, un abbraccio, grazie Angelo, ciao, grazie. Grazie allora ad Angelo Bonfrisco. Allora noi terminiamo qui questa trasmissione, fischiare o non fischiare, torniamo martedì prossimo con Angelo Bonfrisco, stessa ora, stesso canale, stessa web radio, Staff Radio. Ciao a tutti.